giornata della salute dà voce alla vulnerabilità. Parte da questo slogan dopo 3 anni di pandemia nei quali non si è potuto fare un evento del genere. Proprio la giornata dedicata alle associazioni di volontariato del territorio carpigiano e non solo, ospitata dal centro commerciale Il Borgo Gioioso. Una giornata di informazione soprattutto per dare appunto spazio e voce a chi quotidianamente sta vicino a chi ha momenti di difficoltà, soprattutto per quanto riguarda la salute. E allora è un momento molto importante per i tanti volontari che hanno raccontato ognuno nel loro campo cosa quotidianamente per l'appunto fa con il cuore, naturalmente donando la propria generosità. Andiamo a scoprirlo. Noi siamo molto affezionati a questa giornata, è una cosa che facevamo gli anni passati e finalmente dopo 2 anni di obbligo che non potevamo farlo, ritorniamo ad ospitare queste magnifiche persone che riescono a fare delle cose che molti non fanno. Quindi la domenica sono qua adesso per pubblicizzarsi, ma loro fanno volontariato tutto l'anno. Il volontario è la figura di quella persona strana che senza essere retribuito, per il solo piacere interno di farlo, fa attività gratuite a favore degli altri in tanti campi, dal donare il proprio tempo al donare il proprio sangue, alla scelta più estrema di pensare che quando una persona non ci sarà più potrà donare i propri organi. Sul territorio la Croce Rossa è presente da molti anni ed è sul campo per le emergenze, per il primo soccorso, per la protezione civile, per la difesa civile e per l'inclusione sociale. Per le emergenze utilizziamo molti volontari giovani che hanno la possibilità di dare il loro supporto nei turni dalle 18 alle 21, dalle 21 alle 24 oppure nei turni notturni. I volontari sono sempre stati molto presenti e desiderosi anche di riprendere appena possibile le attività, specialmente le attività in gruppo. Certo, questo è un momento importante in cui veniamo a contatto con le persone anche che non ci conoscono e possiamo riprendere delle attività normali, diciamo, ecco, che sono quelle di sensibilizzazione, soprattutto quelle che si possono fare in questo contesto. Ci occupiamo di fornire dei percorsi di avviamento alla crescita almeno dell'autonomia. ADIFA invece si occupa della tutela dei diritti dei disabili e dei loro familiari e quindi, diciamo, assieme ad altre associazioni che fanno parte della fondazione cerchiamo di dare copertura ad esigenze che si manifestano nell'ambito della disabilità. Conosciamo sul territorio da 25 anni e aiutiamo, come hanno aiutato noi una volta, queste persone con problemi alcol-correlati, insomma, di tutti i generi, che siano giovani che tolgono la patente, anziani che sono 30 anni che bevono, insomma, diciamo così, che usano sostanze alcoliche. Noi ci occupiamo per l'aiuto ai pazienti oncologici. Il nostro obiettivo è dare a loro tutto quello che necessitano. Facciamo tante iniziative, ad esempio facciamo la danza del ventre, sempre per aiutare i pazienti oncologici, ma non solo, anche i familiari. Cantiamo, abbiamo un coro, poi abbiamo la ginnastica posturale, facciamo le camminate da autoaiuto, organizziamo per raccolta fondi tantissime cene, tantissime iniziative. Al di là del muro vi chiedo di raccontarci la vostra attività. Allora, è un'associazione di volontari per la salute mentale. È fatta da amici, sostenitori, familiari e anche pazienti della salute mentale di Carpi. Seguiamo tutti i pazienti della salute mentale, almeno durante la loro vita, per quanto riguarda le cure e l'assistenza familiare. Come forse si sa, la malattia di Parkinson è una malattia dalla quale non si guarisce. Racchiudersi in se stesso, non uscire di casa è diciamo l'anticamera per la depressione, quindi anche le attività che facciamo hanno questo scopo di far socializzare le persone. Tutte queste manifestazioni servono anche per mettere in luce i progressi che la medicina sta facendo in questa diciamo patologia, che è molto subdola perché non dà dei segnali importanti ma alla fine può dare invece dei danni importanti. Serve sicuramente voglia di aiutare,
voglia di aiutare il prossimo e tempo, quello che uno riesce a donare per aiutare gli altri, per l'affetto verso la comunità.